Namaste, io sono Ace Brave e ben ritornati ad un altro episodio di An Epic. Bene, 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 bene. Siamo, come vedete, nella torre. Più o meno dobbiamo ancora finire di esplorare questa zona, quindi vediamo cosa possiamo fare. Magari evochiamo qualche fiammella che ci può aiutare. Sono le tre. Mi seguite? O state là fermi? Ok, l'ho evocato un po' a cazzo. Fiammelle, venite qua. Ah, ok, questa ad esempio sta andando in giro. Bene. Il problema sono tutte le altre. Lasciamo una fiammella qua sopra. Ah, ok, muore istantaneamente praticamente questa cosa. Sapete cosa faccio io allora? No! Ok, ho vinto io sto giro. E possiamo illuminare questa e finire di illuminare tutta la stanza. La stanza piano di sopra è già illuminata, quindi continuiamo a salire. Tra l'altro qualcuno mi ha avvertito di stare attenti con la chiave della morte orrenda, ma vedrete. Mi sono spoilerato una parte e non voglio spoilerarvela a voi, quindi non vi dico nient'altro. Continuiamo da questa, in questa maniera, in sostanza. Tanta tanta tan, facciamo una bella cura. Mettiamoci anche un rigenera che non si sa mai. E proseguiamo. Dovremmo riuscire ad arrivare in cima. Però per arrivare in cima come faccio? Devo andare di là. Ah, ok, possiamo. Già che ci siamo, dovremmo riuscire a illuminare la zona di là. Visto che ormai abbiamo tutte le chiavi. Immagino che si possa fare. Quindi proviamo a vedere di continuare la nostra esplorazione. Per prima cosa, intanto devo bere la mia pozione perché mi dà fastidio. Facciamolo da qua. Giusto, usare questo. La pozione di la forza fisica che non serve a niente. Ok, però abbiamo recuperato tutto quello che dobbiamo fare su questa stanza. Qua ci prendiamo ice. Prendiamoci ice. Quanti cacchio sono? Una stanza più sopra, questa la possiamo illuminare dove per la precisione? Ah, lì proprio dove c'è il negozio. Qua si può illuminare. Ottimo, abbiamo illuminato questa stanza. Proseguiamo qua sulla destra. Là. Qua abbiamo tutta la stanza di illuminare ancora. Adesso lo facciamo. Sto perdendo parecchia energia con sta discorso che mi sta avvelenando. Attenzione, aiuto. Ascia da guerra.
sono un po' di monete. E qua possiamo attaccare magari col dado. Così, così ci curiamo. Mancherebbe quella parte della stanza lì da illuminare. Però per il resto siamo a posto. E come faccio ad arrivare là sopra? Ok, qua c'è una stanza, una parte nuova. Ok, quindi questa ci porta indietro. Ma come faccio a illuminare in definitiva questa? Proviamo a vedere se abbiamo una pozione fatta apposta. Rallenta veleno. Dovrebbe esserci una pergamena di abilità, immunità ai raggi, trasmutazione, immunità arcana, fisica, illuminazione. Usiamone una. Ho acceso tutte le luci anche della torre dimenticata. E però... ah, bisognava uccidere tutti, molto semplicemente. Quindi adesso possiamo raggiungere anche questa vetta. E qua dentro cosa troviamo di bello? Troviamo una pergamena di trasmutazione. E un paio di... un bel po' di essenza arcana. Ottimo. E vediamo di metterci un altro rigenera. Abbiamo finito di illuminare anche questo. Vediamo di tornare alla nostra quest principale, ovvero illuminare le stanze della torre e proseguire la nostra storia. Scendiamo. E andiamo di qua. Allora, siamo qua per andare, dobbiamo andare in mezzo. Vediamo se riusciamo. Di qua. Non so come fai Ice a attaccare quelli che sono i tuoi pari. Ops, mani scivolose non lo voglio. Ah, ti ho fregato l'arma. Ok, fino a qua ci siamo. Rimettiamoci la nostra arma. Dov'è? Non la trovo più. Non me l'avranno fregata? Ah, è qua, sempre qua. Ok, via. E prendiamoci... no, teniamoci Ice. Potrebbe servire. Qui... da qua dobbiamo andare verso sinistra e poi in alto. Qua purtroppo dobbiamo fare il giro per sotto. Magari sapete cosa facciamo? Prendiamo Dragon, lo risorgiamo. Però teniamoci un attimo per un attimo Ice. Se non funziona. Ok. Più che altro è più efficiente con questo tipo di nemici. Proseguiamo di qua. Devo andare verso l'alto. Continuiamo ad andare verso l'alto in qualche maniera.
Ok, fin qua ci siamo. Colpisce più i nemici contemporaneamente, è una figata. Qua possiamo pure proseguire evitandoli. Au! Non proprio evitandoli. Aiuto, muoio, 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 muoio. Grazie Ice. Devo sparargli 1000 di questi dardi. Facciamo così, così, così recupera tutta la vita. Ok, così recuperiamo anche questa. E andiamo avanti. E che ci siamo quasi. Qua dobbiamo andare da che parte? A destra, ok. Però per andare là. Proviamo a sparargli da là. Ok, ce l'abbiamo fatta. Uff, che fatica ragazzi. Proseguiamo. Questa è una zona nuova. C'è un cubo gelatinoso, due cubi gelatinosi. Qua direi che possiamo continuare con questa. Continuiamo anche di qua. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Qua tiriamo fuori Dragon, vediamo se ci aiuta un pochino il nostro draghetto. Ci aiuta decisamente. Aspettiamo che vengano ancora un po' più verso di me magari. In modo che posso mettermi di qua. Ok. Perfetto, questa è da premere. Quindi ci dà un altro posticino dove andare. E questa volta abbiamo dei maghi. Qua abbiamo bisogno della luce. Ehi Zera, guarda quei maghi. Sembrano dentro a delle bolle giganti. Bolle? Non vedi che è uno scudo magico? Respinge qualunque cosa tu possa lanciargli contro. Quindi non posso attaccarli dalla distanza. Ma cazzo, sono anche troppo in alto. Non riesco ad arrivare lassù e a spaccargli la faccia. Quegli scudi hanno una durata limitata. Ottimo, allora basterà che aspettiamo. Quando si useranno potremmo attaccare a distanza, no? Potresti cercare di usare il cervello una volta ogni tanto? Non appena lo scudo si userà, verrà immediatamente evocato uno nuovo.
Cosa dovrei fare allora? Devi trovare un modo per stordirli, renderli capaci di agire. Quando lo scudo si usurerà, non avranno alcun modo per crearne un altro. Solo loro saranno vulnerabili ai tuoi attacchi. Vedrò di inventarmi qualcosa. Abbiamo il sonno che può aiutarci? Sì. Ihi, vi ho fregati. Il bello di questa arma è che posso attaccare più nemici contemporaneamente. Che bello. Addormentati. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sbloccato una scala e quindi possiamo proseguire. Scala che ci permette di arrivare là sopra, quindi possiamo bypassare questo pezzo adesso e possiamo continuare. Ottimo, vedi che abbiamo la magia del sonno, quindi abbiamo bisogno di un po' meno tutto. Possiamo usare la magia del sonno finché non li guardiamo? No. Quindi vediamo di farla. Aiuto. Ok, così intanto sono tutti assonnati. Fare prendercene uno di mira. E un altro livello per noi. Vediamo in cosa darglielo. Manca quel mostro là. Vediamo se riusciamo a fare così. È una bella scala per noi. Perfetto. Ok, là c'è la porta per poter andare. Vediamo di fare qualcosina in informazione, inventario. Ci servirebbe qualcosina in onda arcana, mi sa. Teletrasporto, ci sono anche quelli di alterazione. Quanti punti ho? 5. Alterazione? Arriviamo a 9 di alterazione e diamo uno in gelo. Ok, così possiamo intanto liberarci un po' l'inventario con questi. Così abbiamo un po' di magie nuove. Sì, so che saranno abbastanza inutili, ma era giusto per fare i fighi di averle. Questa è troppo bassa, questa lo possiamo fare invece. Questa ci manca ancora un pochino. Avrei dovuto farla. Teletrasporto alle fogne. Ok, e questo ci manca ancora un livello. Comunque adesso abbiamo tutta una serie di teletrasporti, eccolo qua. Le miniere, i giardini, le librerie e le catacombe. Tutte quante sono magie di teletrasporto che possiamo fare. Possiamo andare avanti. Qua c'è un po', ci sono un po' del fuoco e un po' normali. Negromanti, chiamiamoli così. E c'è anche uno del ghiaccio, quindi c'è un po' di tutto. Teniamoci quello. Teniamoci pure il nostro fantasmino. Adesso vediamo di stordire tutti direttamente, che facciamo prima. Su chi ho usato la cosa non lo so. Se io faccio uno zero, a chi va? Rimane qua? Sa di sì. Ok, allora andiamo giù e adesso facciamo un po' di stordimenti in giro. Sto addormentando gli spiriti, fate voi.
fino adesso ci siamo. Uff. Perfetto, adesso facciamo così. Così. E così. Aiuto. No, aiuto, 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 aiuto. Resisti. Vattene via. Ok. Quello là sopra come lo prendo? Così. Aiuto. Si è proprio riparato all'ultimo. Termina la barriera, che così posso attaccarlo. Tanto possiamo fare così. Ancora. Addormentiamo. Adesso gli lanciamo una palla di fuoco. Forza! Ta. Ok, così abbiamo la nostra scala. Qua possiamo prendere questa in modo da avere una scala per andare indietro. E siamo a posto. Continuiamo e arriviamo a questa, che è una sala molto importante. Ehi, questo è eccitante, siamo vicini, giusto? Ci siamo quasi. Com'è fatto Arnacon? È molto grande? Non saprei, non l'ho mai visto. No, come fai a sapere quanto sia potente e invincibile allora? Ricorda che io possiedo altri sensi. Ah, ok, ascolta, molto presto sarà tutto finito. Se mi ucciderà voglio che tu sappia che sei stato un grande compagno di viaggio. Anche il mio desiderio è farti sapere una cosa. Sei la più strana creatura che abbia mai conosciuto, è la sola che mi abbia offerto la sua amicizia. Abbiamo completato anche la torre dei maghi. E se non sbaglio, hai acceso tutte le luci del castello. Quindi siamo proprio verso la fine. Attiviamo questo che è l'ultima stanza. Quindi un altro tutto fatto. E vediamo che cosa ci aspetta qua sopra. Siamo in cima, in cima. C'è un doppio portale. Finalmente ci incontriamo. Chi saresti tu? Io sono Arnacon, guardiano di questo castello e protettore degli antichi. Il grande lord! Quindi sei tu il coglione di quel branco di idioti che mi hanno frantumato le palle per tutto il tempo. Coglione, idioti, frantumare i coglioni? Riesco a capire solo alcune parole del tuo dialetto. È necessario un rimedio a questo inconveniente. Au! Ah, ho sentito qualcosa nella testa. Hai cercato di fondermi il cervello con la tua magia, eh? Quello che ho recitato era un incantesimo di collegamento mentale che mi permette di capire il tuo linguaggio, coglione. Perché gli ho messo la voce di Elio? Come vedi, sto cercando di usare il tuo dialetto per farti sentire più a tuo agio. Fonderti il cervello, come se ne avessi uno. Se ti spaccassi la testa in due, l'unica cosa che troverei sarebbe un filo che collega le tue orecchie. Molto divertente. Oh, sei il primo tipo qua dentro che sembra avere un po' di senso dell'umorismo. È il tuo dialetto, estremamente interessante. Usate insulti per scherzare. Beh, funziona, ascolta. Sembri un po' un tipo a posto, no? Mi piace l'idea di uno scontro mortale. Scontro mortale? Perché dovremmo combattere? Perché sei il boss finale, no? Il cattivo più grosso di tutti. Ho dovuto uccidere tutti i tuoi servitori e adesso arriva la parte del... Chi diavolo sei? Un misero essere di carne? Ma basta parlare, giunto la tua ora! Che stupidaggine, come ti è venuta questa stupidea? Beh dai, videogiochi, film d'azione, fumetti, hanno tutti la stessa struttura. Alla fine della storia devi ammazzare il grande capo. Su serio, non è molto originale, non trovi? E gli esseri che ascoltano queste storie non chiedono mai una fine diversa? No, in realtà no. Anzi, si incazzano se non c'è un boss finale e se il boss è più semplice da battere dei suoi servitori. O se non si trasforma almeno 3 volte durante lo scontro. O se non gli spunta almeno un'ala. O diventa tutto rosso, o qualcosa del genere.
Capisco, suppongo che essi devono essere pesantemente indottrinati e quando la struttura è diversa iniziano a piangere come bambini. Esattamente, sono troppo dentro al sistema, tipo in Matrix. Quindi non vuoi uccidermi? Uccidermi? Oh, al contrario, giovane amico, ho bisogno del tuo aiuto. Il mio aiuto? Adesso sono davvero confuso, ho ucciso centinaia di tuoi servitori, per non parlare dei sette guardiani. Non ce l'hai con me nemmeno un po'? Hai notato che dopo aver ripulito una stanza in breve tempo tutte le creature appaiono nuovamente? Ehi, è vero! Certo che lo è, mio giovane stordito amico. Questo perché tutte le creature del castello sono magiche e con l'aiuto degli antichi posso farle risorgere ancora e ancora e ancora. A essere onesti mi hai dato un bel da fare. E i guardiani? Loro non sono risolti. I guardiani hanno bisogno di più essenza magica e più tempo per sopravvivere. Ho atteso che tu fossi qui prima. Hai idea di quante volte ho dovuto farli risorgere? Io? Ma io non sono mai morto. Ah, non sei mai morto. Tu sei quello che mi ha dato più da fare. Io sono morto un sacco di volte. Ma perché hai risorto anche me? Io sono un fastidio per te, no? Perché come ho detto, mio molto lento amico, ho bisogno del tuo aiuto. Come saprai, il mio compito qui è mantenere gli antichi al sicuro e lontano dalla portata di chiunque. Fu scelto per questo. Raggiungere il castello è quasi impossibile, grazie alle gigantesche montagne che devono essere scalate. Sono molto pochi coloro che riescono ad arrivare qui e quei pochi che riescono ad entrare presto incappano nei miei servitori e nelle loro ombre. Li catturiamo e li torturiamo, li teniamo come schiavi. Ma c'è una razza che è particolarmente insidiosa. Gli elfi stanno creando una sorta di collegamento per teletrasportarsi direttamente qui in massa. Un portale! Corretto, giovane amico. Un gigantesco portale che si aprirà tra circa 5 giorni se non interferiamo in qualche modo. Riusciranno ad entrare e prenderanno possesso del castello in poco tempo. Se accade, tutto sarà perduto. Per questo bisogna che qualcuno si teletrasporti vicino ai portali. Scusate. E uccide i maghi che ci stanno lavorando dall'altro lato. Quando saranno morti il portale si chiuderà. E amico mio, quel qualcuno sei tu. Io? Perché uno dei tuoi perché non uno dei servitori? Non so, qualcuno di più potente. Ho notato che non sei molto sveglio. Prima di tutto, quasi tutti i miei servi sono creati con la magia e non possono lasciare il castello. Esistono solo finché rimangono nel castello. Inoltre, tu sei diventato molto potente. L'esperienza che hai acquisito nel mio castello ti ha trasformato nella migliore arma possibile contro quei coglioni elfi. E questo è il motivo per cui ti ho portato nel mio castello. Aspetta, cosa? Tu mi hai portato qui? Corretto, giovane amico. Ho avvisato gli antichi del tuo arrivo e chiesto loro di concederti la loro magia. Ah, io che pensavo di averli giocati. Era stato troppo facile, effettivamente. Tutto questo è stato un addestramento. Non era troppo rischioso? Come sapevi che avrei finito per aiutarti? Che non avrei tentato di ucciderti, invece? Semplicemente perché se mi uccidessi, non potresti mai più tornare al tuo mondo. Io ti ho portato qui e solo io posso farti tornare nel tuo mondo. Inoltre, se mi aiuterai, ti farò tornare al tuo mondo, ma lascerò che tu preservi quello che hai imparato qui, includendo anche una montagna d'oro. Ah cazzo, questo è veramente interessante. C'è una cosa, ho sempre odiato gli elfi con il branco di snob, sono preoccupati del loro aspetto e fissati con lo scannare la gente e con i loro fottuti archi. Concordo. Quindi, giovane amico, vuoi unirti alla festa? Contaci! Magnifico, il teletrasporto dietro di me conduce alla stanza dove abbiamo aperto un portale per il villaggio elfico. Entra quando sarai pronto, ti attenderò dall'altra parte. Non attendere troppo, abbiamo solo 5 giorni prima che il portale si apra. Ehi Zera, mi piace il tuo boss. Come? Voglio dire, è un tipo a posto. Non me lo sarei mai aspettato. Dobbiamo affrettarci, dovresti rifornirti il necessario e non possiamo fallire la nostra missione. Nostra? Certamente, il destino degli spiriti puri dipende dal riuscire a distruggere il portale prima che l'invasione abbia inizio. È un grande onore essere parte di tutto questo, ma anche una grande responsabilità. Non preoccuparti. Non deluderemo il boss. Sembra che avremo un'ultima avventura da affrontare insieme. Prima di proseguire, riforniscici. Vediamo di rifornirci. Mi serve solo andare un attimo da Zorok. Vorrei andare da Zorok a tipo acquistare una marea di essenze. Facciamo un migliaio a testa. Sono 1000 qua e 1000 qua. E 1000 qua. Purtroppo l'ho già finito. Vediamo se posso ancora vendere qualcosa. Sì. Qualcosina qua e là posso venderlo. Però direi che può anche andare bene così. Abbiamo un bel po' di magie da poter fare. Torniamo alla nostra base. Grazie, ancora Bash. Scusate, il spirito incatenato qua del salvataggio. E possiamo andare alla stanza per affrontare la parte finale di questo gioco.
Dovremmo essere a fine episodio e quindi ci aspetta un nuovo episodio di Unepic, sarà il prossimo, dove entreremo nel portale e vedremo il finale del gioco probabilmente. Io sono Ace the Brave, grazie per aver visto l'episodio, Facebook, Twitter, Steam e TeamSpeak se volete altri aggiornamenti. Namaste and be brave!